Troil, luoghi abbandonati. Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su una nuova puntata sui luoghi abbandonati. Oggi ci troviamo qua nei pressi di Ribera, dove che riprendiamo qua la struttura degli anziani. Io con questo voglio salutare dalla Ribera tutta la mia gente di Palermo, voglio ringraziare a te Manfredi che mi stai facendo le riprese, tutte le persone che mi seguono, tutti i miei iscritti. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale per mandare avanti il progetto. Questa struttura è completamente abbandonata. Questa è tutta la struttura. Visitiamo prima la chiesa, addirittura c'è anche una bellissima chiesa. Qui come possiamo vedere questa chiesa ormai è tutta distrutta. È una chiesa sconsacrata, mamma mia. Questa è tutta la chiesa, ragazzi. Era una chiesa. Ti piace Manfredi la chiesa? È bella sì. Ok. Allora ragazzi, questa è tutta la chiesa. Percorriamo avanti nella struttura. Qui ovviamente non c'è nulla, però Manfredi, la struttura è tutta vandalizzata. Addirittura ci sono pure dei buchi. Sì, sì, mi hanno detto qua i ragazzi che ci fanno addirittura pure soft air ci fanno. Ovviamente è tutto aperto il posto. Guarda, enorme, ovviamente prenderemo i punti di interesse perché la struttura è veramente enorme, ragazzi, enorme. Prima, questa è una specie di casa di riposo, secondo me. Qui forse un tempo là c'erano le scale. Adesso prima percorriamo tutto questo pezzo principale. Infatti guardate ragazzi, c'è addirittura pure là i balconi. Ovviamente le strutture, la maggior parte delle stanze sono tutte uguali perché sembra tipo l'hotel delle Madonie. Qui vediamo invece la struttura di fronte. Ah ok, qua ci sono invece le scale di ferro, però non si ci può andare perché sono state rotte, vedi? Vedi Manfri? Quindi prenderemo le scale dall'altra parte. E cosa c'è qui? No, niente, ma in prima stanza. Qui ci deve essere un ascensore ai tempi. Io per prima cosa voglio salutare tutta la comunità di Ribera, tutti i ragazzi che mi conoscono. Occhio qua che l'ascensore è veramente immenso. No, però la maggior parte come il pian terreno, il primo piano è uguale. Ragazzi, qua ci sono i balconi che si spunta dall'altra parte del terreno e qua vediamo altre stanze e altri piani. Vedete? Di qua.
Allora, qua qua siamo sempre all'ultimo piano, no? Qua siamo al secondo piano, eravamo dove eravamo poco fa, vedi Manfri? Sì. Però c'è tutti i balconi di sotto pure. Bella questa struttura. Mi bella grande questa, eh? Ragazzi, qua ora dobbiamo andare a finire anche dall'altra parte dell'edificio, guardate che enorme, stiamo completando la prima struttura, stiamo completando. Ok, no, qua invece c'erano tutte le scale di ferro. E ci fermiamo, guardate la struttura com'è, la di fronte, comunque è uguale a come quella di questa praticamente, vero Manfri? Andiamo dal terrazzo. Allora ragazzi, qua invece saliamo sopra. Il primo terrazzo è qua, Manfri, guarda. Qua c'è l'ascensore sempre. Infatti qua siamo sul terrazzo, guarda. Bellissimo, bello veramente. Infatti verso là sotto vediamo il paese di Ribera, vediamo là sotto. Vedete? C'è il paese di Ribera, invece qua. Bella questa struttura. Qui andiamo avanti. Ragazzi, questo è tutto il terrazzo. Come potete vedere, vedete? Questa è tutta la struttura. Adesso andiamo a finire dall'altra parte pure anche. Qua siamo, no, ancora stiamo scendendo, ancora si scende. Di qua, Manfri. Ah, questo è l'edificio principale, guardate che enorme, ma è tutto rotto, mamma mia! Ma qua sembra che c'è stata la guerra qua dentro. Ah, guarda quanto palline, ragazzi, c'erano pure le palline di Soft Air, guarda. Vedi? Bella la struttura. Guardate che enormi corridoi. Andiamo a fare il giro dall'altra parte, facciamo i gradini. Forse di qua dobbiamo prendere Manfri, guarda, o no?
Questo deve essere praticamente un parco. Guarda che bello. Ovviamente su parco ancora ci sono pure le panchine di ferro. Andiamo di qua. E questo è l'altro pezzo della struttura. Infatti poco fa eravamo là sotto. Poco fa noi eravamo là. Guardate, eravamo là di fronte. Adesso andiamo nei piani superiori, però la maggior parte dei piani, ragazzi, sono tutti uguali, sono. Ah, qua come possiamo vedere vediamo già l'ascensore. Guardate con la porta. E qui vediamo un generatore. Possiamo vedere queste strutture meravigliosa. Infatti qua dove eravamo poco fa, vedi? Infatti c'erano pure i balconi, ci sono. Andiamo sempre dritto. No, qua le stanze finiscono, ragazzi. Niente, qua ci sono tutti i posti, i punti di interesse. Allora ragazzi, qua stiamo facendo le scale di ferro, Andiamo. Qui vediamo invece l'ultimo piano. Infatti ragazzi, come potete vedere qua spuntiamo sempre nel piano dall'altra parte, però siamo più alti. Vedi dove siamo? Niente, giusto giusto c'è un albero. Vedete, le strutture sono sempre quelle e i piani sono sempre questi. Saliamo sopra il tetto, dai, andiamo. Ovviamente i piani sono tutti uguali. Qui vediamo un'altra porta di ascensore. Ma c'è uno strano odore qui dentro, vero Manfri? Qui invece adesso ce ne andiamo perché ragazzi questa struttura ci sono persone che dormono qua dentro.
ovviamente qua i gradini non ci sono più. Ah, di là, guarda Manfri, qua è dove andiamo poco fa. Allora ragazzi, come avete visto, la struttura degli anziani è questa, che è un edificio abbandonato. Ovviamente ci stanno dei senza tetto perché l'abbiamo visti. Poi qui vediamo una meravigliosa chiesa che ormai non funziona più, è sconsacrata. Soprattutto un tempo funzionava. Io con questo voglio ringraziare a te Manfredi che mi ha fatto le riprese. Voglio salutare tutte le persone che mi seguono, tutti i miei iscritti. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale per mandare avanti il progetto. E noi casomai ci sentiamo alla prossima puntata sui luoghi abbandonati. Non mancate, un abbraccio forte e grazie. Qua c'è tutta l'entrata praticamente. Vedete l'uscita? Ok. Ciao. E questa è tutta la struttura. Ragazzi, da oggi registro anche con lo zoom, no, lo zoom H5, no, da oggi, già da un paio di video che faccio le registrazioni con questo e il microfonino. Andiamo avanti.